Ci troviamo dove avete visto i quad poco fa, al Parco Aventura, il bosco sospeso che tutti ormai conoscono nelle serre e nelle preserre calabre per la loro professionalità, un modo nuovo di vivere lo sport, guardate, coinvolgendo giovani attraverso questi meravigliosi faggi. Vedete, qui c'è il regolamento, dice quest'area è interamente gestita dalla direzione del parco, il bosco sospeso e poi l'accesso ai percorsi. Tutti i ragazzini con l'attrezzatura d'alpinismo. E poi qua dietro, guardate, tutte le griglie. Vediamo se... Guardate, c'è anche tutta la parte degli arrostimenti vari. Vedete, ci ricolleghiamo dove erano i quad prima. Quindi Parco Aventura, il bosco sospeso, vi aspetta. Vi aspetta. Signora, una domanda in diretta. Come si chiama il paese qua? Cenadi. Cosa preparate oggi di buono? Salsicce, wurstel con le verdure, cipolla e peperoni. E questo invece cos'è dietro di voi? Un forno, una griglia? Una griglia. Sembra un camino anche. Sì, però è alla piastra. Ho capito. Non si bruci la roba da mangiare. Va bene, complimenti. Grazie. Arrivederci. Vedete anche la signora, educatissima, gentilissima, solare, perché bisogna avere questi dettagli nel carattere per poter essere ospitali. Comunque il bosco è meraviglioso salendo da Chiaravalle Centrale e oggi io sono qui con un amico, poi scoprirete il perché man mano che andremo avanti con gli altri video. Oggi arriva un ragazzo di Spadola, si chiama Mattia Arena, arriva con la bicicletta da Cremona e quindi lo aspettiamo qui in questa zona per poi proseguire verso Spadola. Come avete visto anche poco fa, il ragazzo ci ha raccontato dei quad, che ci sono anche gli scoiattoli qua, come in Sila, mancano solo nelle serre. Ci sono nelle preserre, speriamo che dalle preserre possano arrivare un domani anche nella zona del parco a Serra San Bruno. Scoiattoli neri con la pancia bianca. Un saluto a tutti ai GIJ, giornata stupenda, guardate, sembra di stare in Sila, ci sono anche dei pini particolari e il contesto è mozzafiato.